Benvenute, benvenuti a tutti a questo incontro di Zoom In. Oggi abbiamo come nostra ospite Eleonora Marangoni, scrittrice e saggista, che ci parlerà del suo ultimo libro pubblicato da Giovanni Levi, Viceversa, Il mondo visto di spalle. Di Eleonora parlerà nella sua introduzione Giancarlo Grossi, che modererà questo nostro incontro, ma voglio solo dire, come coordinatore di questo gruppo, che sono molto contento di questo incontro con Eleonora. Abbiamo parlato più volte della Rückenfigur, della questione della prospettiva interna ai dipinti, e non solo ai dipinti, ma alle fotografie, al cinema e ad altri media. Dato che nel gruppo abbiamo molto discusso e parlato della questione della prospettiva, del punto di vista, del modo in cui si evolve la soggettiva dal cinema alle ultime tecnologie di realtà aumentate, di realtà virtuale, agli ambienti immersivi, questa prospettiva insieme storica e multimediale o transmediale, perché come vedremo presto nel libro di Eleonora, attraversa tempi diversi, storie diverse, autori diversi e media differenti, ci dà una apertura su un tipo di sguardo molto particolare, uno sguardo che al tempo stesso ci respinge, perché ci dà appunto le spalle, e non a caso anche nel linguaggio ordinario noi usiamo l'espressione scusa se ti do le spalle, quindi è qualcosa che da un certo punto di vista non è molto prosociale, e dall'altro però è dialettica questa relazione, perché un tipo di figura, la figura di spalle, che ci invita come a prendere il suo posto e a incarnarci in una sorta di embodiment visuale in quella persona o in quella figura, appunto, che dandoci le spalle ci respinge e al tempo stesso ci invita a prendere il suo posto. Eleonora, grazie molte per aver accettato il nostro invito, e do subito la parola a Giancarlo per una tua introduzione. Grazie. Grazie Andrea, è un grandissimo piacere per me presentare un libro che ho molto amato, che è questo Viceversa, il mondo visto di spalle di Eleonora Marangoni. Eleonora è una scrittrice nel senso più ampio del termine, nel senso che è attiva tanto nella narrativa quanto nella saggistica, e tanto nella narrativa quanto nella saggistica è possibile trovare un fil rouge nel dialogo tra la parola e l'immagine, ovvero in un'idea che è molto ben espressa in questo libro e che si riferisce soprattutto a Proust, cioè l'idea della vita come qualcosa da interrogare per cercare il mistero, che è proprio tipico di questo rapporto tra immagine e parola. Tra i romanzi, per quanto riguarda la narrativa, ricordiamo il romanzo d'esordio di Eleonora, che è Lux, edito da Neri Pozza, che ha vinto il premio Neri Pozza per l'appunto, ma soprattutto è arrivato finalista al premio Strega del 2019. E anche la raccolta di racconti, e siccome lei da poco uscita è dedicata sempre in questo rapporto tra immagini e parole alla figura di Monica Vitti. Viceversa è un libro che in un certo senso parla di questo mistero dell'immagine, proprio a partire da una figura, la figura vista di spalle, e come vedremo e come ci guiderà Eleonora, ha in sé questa idea di un rimando a qualcosa che non si vede, cioè l'immagine frontale è tutta visibile, la figura di spalle ci porta a immaginare un fuoricampo in un certo senso. È un rapporto parola e immagine veramente interessante in questo senso, misterioso, e per questo è ancora più importante essere guidati in questo percorso da un'autrice come Eleonora. Grazie di essere con noi e ti cedo la parola. Grazie mille, buonasera. E allora, Viceversa è un lungo, lungo, lungo
viaggio, diciamo, che è cominciato cambiando casa, perché cambiavo casa e riappendevo manifesti, locandine, volantini dispersi e guardandoli a un certo punto ho detto ma molti rappresentano figure voltate appunto e non me ne ero mai resa conto prima, cioè ha rappresentato una sorpresa proprio per me e una domanda anche proprio. Che predilezione ho? Che raccontano? Che simboleggiano? Che vogliono dire? Ne ho raccolta cioè, una fra molte che è di fianco al mio comodino ancora oggi, che è una vista brasiliana del Corcovado appunto, ma ce ne sono 10 penso nella mia casa disseminate e riappese o riavvoltolate anche proprio semplicemente. Ho una vitti gigantesca di un festival di Cannes 2009 che sono anni che mi porto dietro e che prima o poi rincornicerò. E è cominciata lì, raccogliendole e guardandole e poi domandandomi come mai mi richiamavano, mi raccontavano, mi rimanevano appunto vicinissime in molti anni e viaggi e cambio casa. E da lì ho cominciato a riorganizzarle e a cercarne sempre di più digitalmente. E infatti viceversa è poi figlio di una lunga selezione, diciamo. Io in anni penso ormai di averne collezionate, non so, 2000 circa, e quindi poi per riuscire a raccontarle e a riordinarle ce n'è voluto. E in fondo a un lungo viaggio di ricerca e di racconto, quello che so è che ognuna è cioè, voltata per ragioni sue, è voltata per singole necessità o ragioni. Esistono Rücken Figuren ribelli o malinconiche o distratte o provocatorie o super timide e ognuna racconta e se non ci fosse stata la generosità e la incoscienza anche proprio di John e Levi, forse sarebbero rimaste o sul mio computer o in un sito, in un blog, in una raccolta digitale. E riunendole e raccontandole ho un po', non so, cercato di riordinarle e di raggrupparle per filoni
e quindi viceversa è un racconto per categorie di look and figure, che inizia forse con, non so, una primigenia e antichissima look and figure che ora vi trovo, che è la rappresentazione di Flora. È lei. Che è un frammento di villa romana e che si riallacciava a Diana, Medea e un'altra figura che ora ritrovo, di cui non ricordo il nome adesso, e che però erano rappresentate frontalmente. Flora è l'unica voltata, è un po' indolente, un po' sfuggente, è rarefatta ed è anche rarissimo rintracciarne in epoca romana, greca, e rappresenta un'eccezione che è definita un apax, in viceversa, in quanto le vere figure voltate di schiena si svilupperanno molto più là, e quindi nel Rinascimento iniziano un pochino nel Medioevo e si riaffermano nel Rinascimento soprattutto. E poi piano piano, inesorabilmente, si sviluppano sempre di più. E cioè, credo che il mondo di oggi è sovraccarico proprio di look and figure, cioè siamo sfiniti quasi dalle look and figure. Ogni santa nuova copertina di un libro, e mi ci metto io dentro anche perché appunto ho pubblicato io stessa un libro con una figura di schiena, è spesso ricorrente. È una rappresentazione che, ecco, suggerisce e però rimane anche silenziosa, è sia irriverente che super timida, è sia ribelle che rannicchiata che sfuggente. E niente, è un lungo viaggio che poi appunto sarebbe potuto essere ancora più lungo. Avremmo, non so, sognato di creare una, non so, una mostra anche proprio di look and figure. Chissà se un giorno, se il mondo ritornerà un pochino più normale, un pochino più libero e anche museale, riusciremo insomma a farlo. È un lungo viaggio, cioè figlio di anche proprio rinunce, è una rappresentazione che è così super abusata, sviluppata, ricorrente, che per forza di cose poi abbiamo selezionato. E che altro vi dico? Sono anche ricorrenti, cioè la look and figure principale e
definitiva, se vogliamo, è il Caspar Friedrich, il viandante nel mare di Nemo. È l'emblema proprio di una rappresentazione romantica di immersione, di fusione con l'insieme, se vogliamo. E lui è un po' il modello ineguagliabile e incomparato di European Figure, da cui poi, volendo, ridiscendono rappresentazioni modernissime e i videogiochi anche proprio stesso, no? L'avatar di un videogioco è una rielaborazione immersiva che ci guida all'interno di un racconto, una animazione. Leonora, se posso, stavo pensando ad un punto del tuo libro che mi ha molto colpito e che potremmo quasi iniziare ad analizzare insieme, se ti va, o meglio, ci sono diversi punti che fanno da punctum del tuo testo, per dirla un po' alla Roland Barthes, sì, che è un autore che tu mi ricordi molto da certi punti di vista, proprio per la capacità di arrivare ad una storia delle immagini a partire da una relazione intima. E io mi sono segnato diverse frasi, e una in particolare, cioè tu dici: ci sono delle schiene coscienti e delle schiene incoscienti. Sì. Sì, è una provocazione anche proprio, se vogliamo, perché cioè, chiaramente non ce lo diranno mai se poi realmente sapevano oppure no. Però ho come l'impressione che alcune un po' intuiscano osservate e altre semplicemente ci ignorano, ci sfuggono. E ci sono due esempi nel libro esemplificativi un po'. È una ballerina di Cuba che è non so se la riuscite a vedere da qua, appunto è incosciente, è altrove proprio lei, è chiaramente ignara di un reporter dietro di lei. E se invece guardiamo lei, ad esempio, è la famigerata contessa di Castiglione, Virginia Oldoini, una super poser, la prima mitomane fotografica della storia, forse lei, chiaramente cioè, è in grande spolvero e in grande posa da ritratto. E sì, è una intuizione mia che poi è cioè, verificabile relativamente e anche sciocca forse, però che un po' cioè, racconta la individualità e la singolarità di ognuna, perché ogni
Looking Figure lo è da ragioni sue, da ragionamenti suoi, da situazioni sue. E quindi rintracciarle è un racconto da investigatori quasi, no? Cioè, osservandone minuziosamente il contesto, la flessione del busto, la inclinazione del collo, supponiamo su di loro. E supponendo inventiamo e inventando le ricordiamo anche, cioè, ci obbligano a raccontare, a sforzarci proprio, no? Ci fanno lavorare proprio le figure di schiena, ci spingono a ragionare, a supporre. C'è in effetti. È come se tu, Eleonora, individui diversi generi all'interno di questa figura di schiena. Se io dovessi scegliere il mio preferito, se vogliamo magari approfondirlo, io ho amato molto il capitolo sulla nuca, perché tu hai riconosciuto a partire dalla frenologia ottocentesca quest'idea della nuca come una specie di topografia, di luogo in cui che raccoglie il desiderio. Non so se è un capitolo... È la sensualità, è il desiderio, che è un grande, grandissimo classico, è diventato cliché ormai, no? La rappresentazione di una fanciulla delicata, girata in chignon, che viene guardata e spiata anche proprio, no? Ed è un po', sì, è figlia di una rappresentazione letteraria anche proprio e visiva, ricorsiva, tipicamente francese anche, ha una fissazione francese per la nuca proprio, che è raccontata da Maupassant, da Flaubert, da in Madame Bovary ritorniamo spesso e indugiamo proprio su questa nuca di Emma, che è pura però anche sensuale, che è peccaminosa come lei anche proprio, che si ribella, si arruffa un po' anche proprio. È raccontata da Proust, raccontata da Marquis de Sade ben prima, romanzata da Colette anche, e visivamente è un vero topos proprio, fioccano le rappresentazioni francesi, romantiche del l'universo dello chignon, che rimane e che è super attuale, e guardiamo comunque su Instagram oggi, è pieno di raffigurazioni frêle, delicate, e di fanciulle in fiore dallo chignon rialzato. E originariamente sì, era una relazione proprio frenologica che raccontava che nella nuca risiedeva la amatività, la capacità di
sedurre, di raccontare, di rimbalzare un frammento di sensualità. E paradossalmente è una delle pochissime cose che arriva in Giappone, anche proprio in Oriente. E guardiamo le geishe, sono completamente ricoperte di pudre. L'unico punto che è scoperto, che è rivelato, che è svelato, è sempre solo la nuca. Ha un mistero e una potenza quasi, no? Inesauribile. Sì. E sempre a proposito di misteri, come mai invece questo luogo del desiderio nell'uomo si sposta nella schiena? Bella domanda. Innanzitutto è sì sulla schiena ed è anche molto sul fondo schiena, che è la rappresentazione per eccellenza del homoerotismo, tutto quanto è nudo, diciamo, è muscolare, è michelangelesca, se vogliamo, e globale anche. Però forse perché comunque la nuca rimane più fragile, rimane più peribile, più rarefatta, e quindi è più esemplificativa di una femminilità, mentre un uomo è rappresentato in un suo appunto complesso, in un suo nervo globale, se vogliamo. C'è un altro punto molto interessante del tuo libro, specialmente per noi che ci occupiamo di cultura visuale, Leonora, e che riguarda la capacità di questa immagine di schiena di fotografare il nostro stesso essere spettatori. Sì, beh, è osservare chi osserva, è una doppia colla, è un'arte di guardare l'arte, no? E lì anche raccontiamo, cioè rimirando una rappresentazione visiva, un dipinto o una fotografia, raccontiamo, perché ci raccontiamo fisicamente anche proprio. C'è un fotografo contemporaneo, fantastico, olandese, mi sembra che sia, che si chiama Drashan, che raffigura da anni i visitatori dei musei, e riavvinandoli, e molto spesso coglie l'osservatore che è molto simile all'osservato, all'opera d'arte, appunto, ed è sorprendente questa cosa. È una trasfigurazione involontaria, ma molto significativa e memorabile anche proprio. E in viceversa, ne abbiamo inclusi un po', ma è pieno, cioè lo rincorre da, non so, 10 anni lui ormai, e ne faccio vedere uno al volo. Sono vecchiette che rimirano delle altre vecchiette, sono sempre tre, e un po' infiacchite
dalla vita, ma serene. E molto, molto spesso ci corrispondiamo quasi alle rappresentazioni che guardiamo. Diversamente raccontiamo una società, se vogliamo. C'è una fotografia fantastica di Erwitt. È grandissimo. Della Maya desnuda e vestita, in cui c'è una signora completamente sola davanti alla Maya vestita e un branco di uomini dalla desnuda, per esempio. È un voyeurismo delicato e di rimbalzi, se vogliamo, che però racconta molto. Poi ci sono, oltre che delle schiene individuali nel tuo libro, ci sono anche delle schiene collettive. E una cosa che per noi, che siamo degli studiosi di immagini immersive, è molto interessante, è che tu mostri come queste immagini di schiene collettive dipendano molto dall'avvento di delle tecnologie precinematografiche, e in particolar modo del cosmorama. Sì, è il mondo nuovo. Era sì. un cinemascope, un po' era il cosmorama, proiettava miraggi. E il bellissimo rimane, guarda, dopo, comunque adesso sono anni appunto che me ne occupo e le raccolgo, le riguardo, le valido, tutto quanto, e il mondo nuovo rimane nel mio cuore fra le figure imbattibili proprio per la rappresentazione di schiena. Spesso se le looking figure sono molte, rischiano di diventare folla e di rimanere mute e indistinte, se vogliamo. Mentre qui ognuna racconta proprio, ogni singolo viandante, mercante, la bigella del mondo nuovo è una rappresentazione di un sentimento. Li riunisce fra loro lo stupore, la immensa curiosità di un nuovo, di un avvenire, ecco, che incombe anche un po'. È un dipinto anche minaccioso proprio. È sia rarefatto che incombente, che finito, che finale su una Venezia che sta finendo, sta esaurendo la sua gloria, diciamo, no? E lì le looking figure le accompagnano un po' alla fine, alla decadenza, se vogliamo, ma dolcemente anche proprio. E ognuna, ripeto, una modalità, in una distinzione unica. Una cosa a cui hai accennato, Eleonora, e che parte della bellezza del tuo libro, è che non ci sono solo looking figure visive, ma anche letterarie. Ad esempio, una delle mie preferite che tu hai citato è quella di Gombrowicz.
Sì, in Gombrowicz è molto bello il racconto che appunto fa, perché è lui che, raccontando da narratore, sceglie due nuche e le riabbina fra loro, cioè guardando in una folla un ragazzetto e una ragazzina, guardandoli solo di schiena, sceglie e racconta che secondo lui sono fatti l'uno per l'altra e dovrebbero essere inseparabili. Ed è una provocazione, però è vero che esistono, cioè, modalità diversissime e precisissime anche di essere di spalle. E loro, evidentemente, non so, dividono un filo rosso che li riunisce, no? E il narratore li rimira e li insegue proprio lungamente, sperando che si ritrovino e si rincontrino. Non succederà poi, non lo svelo nel libro, ma insomma lo racconto qui, non si incontreranno mai. Però è una rappresentazione generosa e anche visionaria delle figure di schiena, di riaccoppiare delle persone solo dalla nuca e dalla l'inflessione delle spalle, no? Gombrowicz, beh, è geniale molto spesso, però il suo ragionare o ragionare sulle configure era prezioso, l'ho incluso nel racconto. Cioè, generalmente, se revocate letterariamente, spesso le broken figure rimandano, raccontano a una seduzione, no? E lì è un'altra cosa, invece, appunto, una proiezione, è una speranza quasi, disattesa, qua, vabbè, ma relativo a quello. Conta di meno, insomma, della visione in sé. Direi che con questo mistero possiamo aprire la discussione alle domande del pubblico, che sicuramente sarà curiosissimo e pronto a dibattere. Vedo che c'è già Andrea e poi Anna Caterina. Grazie, grazie Giancarlo, grazie Eleonora della tua presentazione e del tuo libro, che, come sai, ha toccato appunto tante corde che mi interessano e che ci interessano per... Innanzitutto pensavo per questa cosa, che la figura di spalle ci mette di fronte alla questione di come si negoziano i regimi di visibilità e di invisibilità, quello che si può vedere e quello che non si può vedere. Come sai, nel nostro gruppo studiamo questi ambienti immersivi virtuali, no? E una delle retoriche, delle ideologie, delle promesse anche che stiamo cercando di esplorare, per vedere se tengono, per vedere fino a che punto sono promesse autentiche, fino a che punto è marketing, non solo marketing commerciale, ma anche marketing di idee, che ti promettono di vedere tutto. Mm-hmm. La registrazione a 360 è quella cosa per cui i registi che si convertono alla realtà virtuale, come la Bigelow, Alejandro Iñárritu, cioè dicono: finalmente ci siamo liberati della tirannia dell'inquadratura. Tu vai in questi ambienti a 360
se hai il casco col casco, o altrimenti anche se li guardi su YouTube, ma puoi decidere tu con il mouse come girare l'inquadratura, e alla fine la promessa è quella di una totale visibilità. Vedi tutto. Ovviamente non è mai possibile vedere tutto, anche banalmente perché hanno piantato una videocamera 360 in un punto e poi non è che tu puoi... Però diciamo che quel tipo di promessa che ti fanno è un po' quella di svincolarti da un punto di vista, da un'inquadratura che è anche un ritaglio sul mondo, no? E si guadagnano alcune cose, ovviamente ti viene anche l'ansia perché magari tu decidi come spettatore di guardare in un punto e le cose importanti stanno succedendo da un'altra parte che tu non metti a fuoco, ecco, ma si perdono anche tante cose, si perde ad esempio nel cinema, ma anche in tanta pittura, il fascino del fuori campo, di quello che il pittore o il regista o il fotografo non hanno voluto mettere nella inquadratura. E quindi tutto il tema dell'allusione, il tema dell'evocazione, e da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che la nostra immaginazione lavora meno, perché di fronte al ritaglio tu sei innescato a immaginare che cosa c'è fuori dal ritaglio, no? E io penso che la figura di spalle nella pittura su cui tu ti sei soprattutto concentrata, ma hai preso in considerazione anche la fotografia, hai preso in considerazione anche il cinema, sia, come dire, una figura esemplare e paradigmatica del fatto che l'artista, in un certo senso, che sia pittore, che sia fotografo, che sia regista, ha il controllo di quel che ti può e vuole far vedere. Perché se tu giri il dipinto non ci vedi ovviamente la faccia di quella persona, se tu giri la fotografia non ci vedi il volto, se tu vai dietro lo schermo cinematografico. È come se ci fosse nella figura di spalle una potente affermazione del produttore d'immagine rispetto allo spettatore che ti dice: ehi, guarda che qua io questa roba qua non te la voglio far vedere e tu non la potrai mai vedere. È un orizzonte di invisibilità che io ti impongo e te lo impongo dandoti le spalle, e questa immagine rimarrà per te sempre preclusa in qualche modo. È una sorta di potente affermazione della soggettività dell'autore in qualche modo, no? Di contro, cioè lo spettatore diventa in qualche modo, è ribadito nella sua passività, nel fatto che lui non potrà mai conquistare un orizzonte percettivo ulteriore di quell'immagine. E questa era una prima riflessione. Una seconda che mi ha molto colpito nel corpus delle fotografie, bellissima quella di Erwitt, Maya vestita, Maya desnuda, quella lì mi è sempre piaciuta tantissimo, e, però l'avevo sempre percepita più dal punto di vista di una storia del desiderio, di un'articolazione gender, no? La ragazza che si mette da una parte e i maschi che si mettono dall'altra. Mentre non ci avevo mai pensato stupidamente, come se fosse un esempio di Rücken Figur. Ma mi ha colpito moltissimo Ghirri, perché tu metti di Ghirri Capri, sì, ma metti anche l'ombrellone di Marina di Ravenna. Sì, è una provocazione quella, se vogliamo, Andrea, perché comunque non posso dimostrare che sia di spalle. Però, però mi ha dato molto da pensare quella roba lì, perché ovviamente negli oggetti tendenzialmente penseremmo di commettere un antropomorfismo, a dire sono di fronte, sono di spalle, no? Anche se però parliamo di facciate di case e c'è un fronte e un retro in una casa, c'è una facciata, le finestre sono gli occhi, il portone e la bocca, no? E lo mostriamo, quindi, tanto. Ecco, sì. Quell'idea lì che tu hai in quella analogia messo insieme una figura di spalle nel senso di corpo umano in cui spalle assume, ma è molto suggestivo pensare che nel mondo delle cose inanimate altrettanto ci sia la possibilità che ci diano le spalle, no? Che ci guardino, cioè che ci neghino il loro sguardo. Pensavo tutto quel filone nella fenomenologia francese, non so, quando
fenomenologia che si basa sulle riflessioni dei pittori, no? Non vi sento più, Andrea. Sì, un attimo bloccato. Ah, ok, Andrea. Non sono io. No, no, okay. Io la connessione di Andrea. Che avete detto? Andrea si è appena tornato, ma ti è bloccato. Sì, sì, stavo dicendo, Cézanne che dice la montagna mi guarda, è come sì. Se invece nella tua lettura, Eleonora, tu avessi detto Ghirri mi dice l'ombrellone mi ha girato le spalle, no? Sì, o Arica, questo violino, certo. Questo favoloso violoncello, sì, sì, è una, provocazione o riflessione, ma io veramente sento raccontare gli oggetti anche proprio. Non sono una un'animista o una fissata con il racconto subliminale delle cose, però alcuni di loro rivendicano un retro e raccontano anche da dietro. Ed è un altro mondo quello, è un'altra, osservazione, è un'altra chance che ci viene data di guardarli e di interpretarli anche proprio. No? È sparito di nuovo Andrea? Oppure sono io? No, aiuto. Ci siete? Non ti sento, Giancarlo. Ci siamo. Roberto c'è? Se mi sente? Giancarlo sei in muta? Eccoti. Sì, eccomi qua. Sì. Io passerei alla seconda domanda che invece viene da Anna Caterina Dalmasso, che è ricercatrice di cinema ed estetica presso l'Università di Milano, con noi sempre parte del progetto Anaicon. Grazie Giancarlo, grazie Eleonora. Mi permetto di darti del tu. Mi dispiace che appunto non siamo in presenza, perché sarebbe stato molto bello incontrarti, e ho qua il tuo libro che in questo caso ti avrei volentieri fatto firmare, ma stavo pensando che almeno posso provare a condividere con te parte di queste immagini che di fatto la tua collezione ha evocato, perché poi la cosa molto bella del tuo libro, e infatti spero che un giorno possa prendere la forma di una mostra, perché sarebbe proprio la forma che necessita questa riflessione, e è molto bello appunto che tu condivida con il lettore tutta la tua collezione personale, che poi ovviamente fa scattare nel lettore tutta una serie di rimandi alle immagini che abbiamo negli occhi, esatto. E ci sono alcune immagini, cioè in particolare un'immagine della nuca che mi aveva fatto molto piacere leggere all'inizio dell'introduzione, perché anch'io ho sempre appeso questa immagine in quasi tutte le mie case, portandola con me, appiccicandola con la fata croche ai muri, e quindi adesso mi piacerebbe mostrartela. Anzi, in realtà sono due immagini che vengono tutte e due dallo stesso film o quasi film. Ho provato a condividere lo schermo, non sono sicura che lo stiate vedendo. Vedo bene. Allora, no, ecco, questa è la prima, che viene da La Jetée di Chris Marker. Ah, della Jetée, sì. Insieme a quest'altra. Della Jetée. Che è piena di nuche, esatto. Sì, e di un personaggio che poi in realtà per Marker richiama poi questa grande altra Rücken figure. E che in cui ho sempre visto un po' nella Jetée
un po' l'immagine anche del passato, no? L'idea di questa nuca che è come l'immagine di schiena, come l'immagine di un passato che non possiamo raggiungere, che ci sfugge, un po' anche riprendendo quello che diceva adesso Andrea, e un po' anche, se vuoi, come una figura dell'immagine in qualche modo, di una pre-cu che è sempre un po' implicato. Quindi così volevo innanzitutto condividere con te questa immagine per la tua collezione e poi chiederti appunto se l'avevi incontrata. Come dici? Mandamela se puoi, poi... Certo, certo. Siamo in Viceversa, 2020 è una raccolta su Instagram di tutto quello che non siamo riusciti a mettere nel libro, ripubblichiamo lì e durerà ancora fino a luglio, e volentieri la inseriamo. Quindi mi chiedevo se in qualche modo un po' il filone Vertigo, la jeté, l'avevi in qualche modo ritrovato nella tua riflessione sulla nuca e su tutte anche le cose che accennavi prima. Vertigo è in apertura del libro, proprio lo cito, è come intro a il primo capitolo, si apre esattamente con Vertigo proprio, sì, c'è un lungo rimando alla nuca, ma in generale, in Jules Légime andiamo ricorsivamente sulla nuca di Catherine, no? Che è l'unico punto, racconta Jules, che guardavo senza essere visto, e lo ripete spesso, è un po' un rifugio, se vogliamo, anche proprio in quel caso, è una contemplazione serena, è un desiderio rubato, se vogliamo, e sereno e proibito, ma incoraggiato, anche se vogliamo, no? Cioè, raccogliere in uno chignon e svelare è un incoraggiamento dello sguardo anche, no? È un voyeurismo lecito e consentito e delicato. E senz'altro, appunto, è uno dei grandi leitmotiv del libro, e la mia gente, infatti, che devo dire non credeva molto in questo libro inizialmente, perché lo riteneva molto monomaniaco, estremamente di nicchia, e noi per anni abbiamo chiamato il libro sulle nuche, cioè non sulle nuche in figure, ma sulle nuche proprio, perché comunque cominciava, cioè il ragionamento e la raccolta visiva proprio cominciava da lì, da un ragionamento sulla nuca, e poi la look and figure, la rappresentazione degli osservatori di arte, tutto quanto è successiva. Io avrei potuto scrivere solo sulla nuca, anche penso, guarda, perché proprio era veniva da lì, era primigenia la cosa. E originariamente c'è un pittore israeliano contemporaneo che è rappresentato qui anche, si chiama Gideon Rabin, se presto che la trovo, e è l'unico, diciamo, dipinto che
sono stata sul punto di finanziarmi, di comprarmi a 25 anni, penso, ma non sapevo perché. Mi richiamava, mi raccontava delle cose. Non l'ho fatto poi, perché non avevo soldi, e ora comunque è molto più alto. Quindi non me lo potrò mai più permettere. Però sì, sì, è una presenza molto molto forte, centrale il ruolo della nuca. Grazie Leonora. Ora abbiamo una domanda da Fabrizia Bandi, che è assistente di ricerca in estetica sempre presso la statale. Sì, ecco, buonasera. Grazie mille per la presentazione, per questo sguardo che ci hai aperto. Scusate, mi è uscito un pop-up sul computer. Ok. Per questi racconti bellissimi, racconti che ci fanno veramente immaginare al di là, no? E tu citavi all'inizio il dipinto, diciamo, più iconico della figura di spalle di Friedrich, e a me è venuto in mente la ripresa, no, di questo dipinto, in realtà, che fa Kiefer in anni recentissimi, che appunto si intitola Die Deutsche Einzellinie. E ecco, in realtà mi ha fatto molto riflettere, no, il tuo discorso in relazione a quello che a questo dipinto, nel senso che questo dipinto poi per noi, poi che siamo nell'ambiente della filosofia, dell'estetica, no, è l'emblema per eccellenza del romanticismo, del sentimento sublime, quindi l'uomo, no, naufragio con spettatore, la natura, la potenza della natura. E poi penso al dipinto di Kiefer, che in realtà è forse, volevo sapere un po' anche tu che cosa ne pensavi, cioè così accoppiato a questo di Friedrich, perché chiaramente è un omaggio a questo dipinto, è una citazione in qualche modo di questo dipinto, ma in realtà ci racconta una storia completamente diversa, nel senso che mi viene da dire, sentendo le tue parole, che la costante è proprio questo uomo di spalle. Cioè, l'unica costante, perché poi invece il resto è questo paesaggio molto ampio, quasi a perdita d'occhio, va bene questo arcobaleno, poi c'è tutta, diciamo, una significazione legata alla citazione dei nomi dei filosofi, eccetera. Ma se guardiamo l'immagine, quello che ci rimane è, come dire, questa figura ci sta ancora raccontando lo sguardo di questo spettatore, cioè l'uomo è ancora qui, così, che sta guardando. Sì, perché siamo sempre lì, penso. Cioè, gli anni passano, i secoli passano, e però siamo sempre lì a immedesimarci e a domandarci. E forse immagino volesse anche suggerirci appunto questa cosa qui, no? È un ritornare sempre su un mistero che è poi inesausto e inesauribile. Ma non ricordo dove, ma avevo letto il numero di rielaborazioni, di rivisitazioni degli andanti. Era spaventoso, era nemmeno la famosissima ragazza con l'orecchino di perla poteva vantare tante rivisitazioni, no? Ha centrato una domanda, secondo me. E una risposta, però, anche, cioè, è una raffigurazione che racconta e che preserva anche un mistero, però, no? Ed è
declinabile, quindi, ed è riconvertibile continuamente, se vogliamo. E il paesaggio poi è differente, e differenti siamo noi, ma la centralità di un singolo poi anche, no? Che si rispecchia e ci rispecchia, rimane, insomma, è sempre quello. Sì, forse proprio anche, no, in qualche modo, cioè, penso all'esperienza di questo dipinto, è proprio, siamo portati a un'attrazione, no, verso questa figura, in qualche modo, sì. Che fosse girata effettivamente ci racconterebbe... Sì. Direbbe... Direbbe un'altra cosa, chiaramente, no. Però toglierebbe tutto questo, il mistero, sì. Che racconta. Sì, sì. Grazie. No. Abbiamo ora invece una domanda da Federica Cavaletti, sempre assegnista di ricerca della Statale di Milano in estetica. Sì, eccomi. Grazie, grazie molte, Eleonora. Io sono incuriosita dal tuo libro perché io mi occupo di un tema che, se vogliamo, è speculare al tuo, perché mi occupo invece dello sguardo diretto delle immagini. Quindi tu sei sulle immagini che non ci guardano affatto, io su quelle che fanno di tutto, no? Per veramente puntarci gli occhi addosso. E volevo chiederti, allora, io me ne occupo primariamente nel cinema e nei media audiovisivi e immersivi, e mi rendo conto che uno sguardo diretto in questi media ha un effetto molto diverso da quello che ha, per esempio, nella pittura, perché nella pittura, insomma, essendo una posa normalizzata e canonica in diversi generi, come ovviamente il ritratto, è un gesto che risulta depotenziato, no? E quindi mi chiedevo se secondo te questa differenza di effetti tra, per esempio, pittura e cinema, che si registra nel caso dello sguardo diretto, ci sia anche nel caso delle figure girate. Bella domanda, non ci avevo mai pensato. Probabilmente sì. Beh, fra le uniche a rappresentare una look and figure e a girarla successivamente fu Sophie Kahl. Cioè, Sophie Kahl nel 2011 realizza una serie su alcuni abitanti di Istanbul che non avevano ancora mai visto il mare. Li porta, li raffigura girati e subito dopo voltati. Rarissimo beccare una look and figure e girarla, è miracoloso quasi, no? E racconta moltissimo, e quello che è sorprendente, direi, è che spesso il viso è completamente diverso dal il sentimento della broken figure. È più disincantato, o più freddo, o più invece vivace. Ed è un progetto, appunto, indimenticabile, secondo me. È un'occasione che veramente ci viene, no, regalata, no? Il vedere, il bifrontale. Ed è una rappresentazione di due differenti personalità. Cioè, in qualche modo è come se la rappresentazione frontale raccontasse un sentimento, e la rappresentazione invece da look and figure un'altra cosa.
la ragazza, l'uomo o la signora risultano una mediazione tra le due visioni, no? Ed è veramente, io ho passato lunghi giorni proprio a riguardarmi tutte, ed è sorprendente vedere che ti che disattendono le promesse, insomma, che da Look and Figuren facevano. E sarebbe bello rifarlo, ragionarci di più e relazionarci fra frontalisti e rucchenfigheristi, diciamo, per dialogare di più, perché è una, ma cioè banalmente anche proprio camminando succede, no? In strada guardiamo uno, guardiamo una, lo ricomponiamo, lo supponiamo, e poi frontalmente è diversissimo. È un inesauribile fonte di romanzesco, anche proprio se vogliamo, e di sorprese. Assolutamente. Grazie a te. Abbiamo un'altra domanda da Francesco Destuccia. E poi ce ne sono altre ancora. Eccomi. Ciao. No, intanto grazie mille per tutti gli spunti. È stato molto interessante, sono molto curioso di leggere il libro. E, in questi mesi scorsi, diciamo, è stata una piccola finestra in cui a Roma hanno riaperto i musei, e ho avuto la fortuna di poter andare a vedere una mostra. Bellissima mostra. Volevo semplicemente chiederti se la conoscessi. Bellissima mostra, sì. Sì, vabbè, per gli altri che non la... Gli stessi giorni forse, sì. Il ruolo dello spettatore, mi sembra. L'ora dello spettatore. L'ora dello spettatore. Sì, piccolina, erano pochi quadri, ma era molto... Piccola, ma bellissima, sì. Ed è l'unica mostra che siamo riusciti a vedere, diciamo. Era l'apertura proprio momentanea di musei, e riaprirà, spero, o è finita. È molto bella, è una grande mostra, e c'è anche il nuovo mondo. Un mondo nuovo, sì. Ed è, sì, è ricollegabilissima, diciamo, a Viceversa. Ci ho pensato sia per il molto, sì. Che per il voyeurismo e quello che loro chiamano l'indiscreto. L'indiscreto, sì. Personaggi che sembrano non rendersi conto di noi, ma c'è qualcosa che ci fa capire, anche se sono di spalle, anche se sono voltati, ci fa capire che si rendono conto della nostra presenza. Esatto, sì, era ciò che raccontavamo prima, appunto. È una supposizione, o è anche documentato relativamente, appunto, dipende dalle volte. È un finto distratto, se vogliamo. Sì. E questa cosa di cui parlavi prima, appunto, che di come certe figure di spalle comunque riescono a comunicarci che in qualche modo sanno che li stiamo guardando, ho trovato molto, molto interessante. Mi ha fatto pensare all'idea di Michael Fried di Theatricality and Absorption, queste due, niente, mi chiedevo se... Sì, lo... riletto Fried, cioè l'avevo letto all'università, e raccogliendo poi, appunto, racconti, spunti, ho ripescato Fried anche, che rifletteva su Manet, lui, in particolar modo sul ruolo di
noi che guardiamo lui, no? E di e del il come lui cioè, predisponesse e riorganizzasse una sguardo interno appunto della rappresentazione, era un rimando di voyeurismi da, cioè, da l'interno del quadro quasi diventava voyeuristico verso di noi, e rubandoci anche un pezzettino di anima, forse era sì, una riflessione bellissima la sua. E devo dirvi anche a ragion veduta per completezza di informazioni che in Francia è uscito nel 2011, mi sembra, o subito prima, lui, che è un bellissimo libro anche, che è di un rumeno naturalizzato però francese, e che è sulla rappresentazione esclusivamente pittorica e scenografica de Do, e che è uscito solo in Francia ed è un grandissimo libro, se diventate o siete già appassionati di Look and Figure, è sicuramente un grande libro. Georges Bagnu si chiama lui, l'homme de Dos, è una fonte preziosissima. Ci siamo scritti successivamente alla pubblicazione di Viceversa, dicendo, mi raccontava lui, credevo di essere l'unico fissato con le Look and Figure, invece siamo tanti, e comunque appunto se lo conferma questo pubblico oggi e anche gli incontri precedenti. Non siamo soli, siamo dei monomaniaci in grande compagnia. Prima di passare all'ultima domanda, volevo avvisare che Andrea Pinotti ha condiviso il link a quella mostra di cui parlate in chat, che si chiama L'ora dello spettatore, come le immagini ci usano. E passo all'ultima domanda di Laura Marcolini, prego. Grazie per l'incontro e buonasera. Grazie per avermi fatto conoscere questo libro. Io per ora l'ho solo sfogliato, non l'ho ancora letto. Però è veramente una bella pubblicazione. E mi sono segnata 3-4 cose, se avete pazienza, cerco di dirvele. Dunque, un appunto sull'ombrellone di spalle, che è molto divertente. Non so se a te, a voi, è venuta in mente la stessa cosa, aveva fatto la stessa impressione. A me è sembrato che fosse di spalle perché è chiuso, come se la sua faccia fosse quando la sua posizione frontale fosse quando era aperto. Questa è l'associazione che mi è venuta in mente, totalmente arbitraria. No, ma è vero, e però forse lo è perché osserva frontalmente il mare. Immagino che se diventassi un ombrellone vorrei guardarlo il mare e non dargli le spalle, quindi mi immagino che anche lui sia così. Sì. Nella mia testa mi sono fatta questo viaggio. Cioè. È vero. Poi stavo pensando una cosa che si riallaccia a quello che stavi dicendo poco fa, cioè che questo sconcerto del vedere voltarsi la figura, cioè la persona, e vederne il viso e trovare come una sorta di
incongruenza tra quello che mi raccontava il retro e l'espressione. Ecco, legato a questo, mentre parlava Andrea, mi veniva da pensare che la mia sensazione molto spesso di fronte a queste immagini è di privilegio, non di essere messi in una condizione di omissione, ma di avere il privilegio di vedere qualcosa di quella persona, di quella figura, che lei non può vedere. E quindi mi mette in questo cortocircuito che mi fa pensare di essere appunto in una posizione privilegiata. E per di più è una posizione in cui io posso in qualche modo liberarmi totalmente dalla un po' dalla dittatura del volto, no? E quindi leggere, immaginare l'atmosfera, le sensazioni di quella figura, sbizzarrendomi completamente, prendendo spunto solamente dalla sua pura forma. E questo in alcune di queste immagini lo trovo potentissimo, soprattutto quando ci sono delle S, quando ci sono delle configurazioni molto 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 affascinanti, che fanno proprio viaggiare, secondo me. Insomma, ecco, questa è la mia fortissima sensazione, che siano delle immagini che fanno proprio viaggiare l'immaginazione, perché è come se ci liberassero l'emozione delle forme pure. Questa è un po' la... Sì, e in più ci riposano anche un po', cioè ci sottraggono dalla dittatura di guardarci sempre in faccia, no? Assolutamente. Riposiamo, sì, finalmente, perché guardiamo, ma immaginiamo. Guardiamo solo noi e finalmente rimiriamo, contempliamo proprio, ma frontalmente guardiamo sempre, ci rispondiamo guardandoci, anche dialoghiamo. E quindi sì, veramente ci spingono a immaginare, a rielaborare, a ricostruire, e però anche proprio ci invitano a riposare. Ci rallentano in qualche modo, sì. Sì, a guardare e basta, senza risponderci o controbattere o guardarci o dire sempre, no, lì guardiamo solo, insomma, che è comunque sempre più raro, no? Certo, certo. Concludendo questo incontro, Eleonora, io volevo condividere con te la mia look and figure preferita del tuo libro, che è Buster Keaton. Buster Keaton che ride. Che sì. Ride. Sì. E che ci parla un po' di un tema centrale, su cui concludo ma lasciando il mistero, perché non abbiamo più il tempo per approfondirlo, anche se, perché è un libro veramente ricchissimo, ovvero di questa impossibilità di scappare dal destino, di essere percepiti. Ed è veramente un punto centrale di queste figure di spalle che ci fanno immaginare, che ci fanno sognare, che sono consapevoli e inconsapevoli, che si lasciano guardare e allo stesso tempo respingono. È veramente uno dei saggi più belli, secondo me, usciti di recente. Ti ringraziamo di essere venuta a presentarlo da noi e della generosità con cui hai risposto a tutte le nostre domande e questioni. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi, grazie mille. Buona serata. Buona serata. Ciao Eleonora, grazie di cuore. Ciao, grazie. Un abbraccio. Di poterci vedere quando vieni a Milano, che vediamo un aperitivo. Va bene, ok, promesso. A presto. Buona serata. Buona serata, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.